Barocci appartiene all'epoca manierista, però ha dato un'impronta tutta sua, soprattutto collegata all'arte della Controriforma. Riesce ad inserire, lo sa fare in maniera magistrale, l'elemento anche del quotidiano all'interno del dipinto sacro. Ci mi viene in mente un colore caldo, avvolgente, domestico, di grandissima intensità. È un fenomeno sì da inserire nel manierismo, ma che ha delle peculiarità già pre-barocche, con questi grandi movimenti, questi angeli che volano in cielo, queste vesti che non hanno bene, non hanno pace, si muovono, straordinario. Inizia a lavorare a Roma, poi da Roma se ne va perché sosteneva di essere stato avvelenato, probabilmente soffriva di ulcere, magari non resse forse l'impatto con una città estremamente competitiva, piena di artisti. Si è ritirato in Urbino, ma era un po' in contatto con tutto il mondo. Vogliono opere sue a Perugia, a Ravenna, quindi Milano, che è il luogo di provenienza degli antenati e degli avi, quindi è veramente un po' l'artista dell'Europa. Il metodo di lavoro è già stato descritto nel 600 in maniera molto accurata e vi erano vari passaggi dall'idea del dipinto per arrivare poi all'opera finita. E quindi abbiamo un'infinità di disegni, e disegni prima di particolari anatomici, di posture, di posizioni, poi cartoni più piccoli, quindi cartoni più grandi, grandi quanto il dipinto poi finito, perché dava il contorno ripassando il cartone, e poi i cartoncini più piccoli per i lumi, quindi per il bianco e il nero, il chiaro e lo scuro, e i cartoncini per i colori. Barocci è artista che aveva grande considerazione di sé e del suo lavoro, e mi pare che nel convegno questo sia emerso. Per la maggior parte si è trattato di studiosi dell'Ateneo Urbinate, i quali hanno affrontato diversi argomenti, da quello iconografico al rapporto per esempio con i bolognesi, con i Carracci, al rapporto che ne ha ricavato Peter Paolo Rubens. Soprattutto però, siccome si è voluto ragionare sul metodo di lavoro, soprattutto il lavoro non tanto e non solo degli allievi, ma come questi copiavano le sue opere, quali siano stati i percorsi, oppure si è anche ragionato su opere che parte della critica ritiene autografe, parte no. Per dire che il problema veramente, la problematica è ancora aperta, ed io mi auguro che il convegno possa portare ad una migliore e maggiore conoscenza di Barocci, ma anche di come lavorava e di come gli altri riprendevano i suoi lavori.